Buongiorno a tutti. Adesso per i primi 3 minuti facciamo delle prove e vediamo se l'audio è corretto, se riuscite a sentire. E vi faccio vedere già il risultato di quello che oggi vi farò vedere, ovvero partirò da una cornice, una vecchia cornice che ho comprato 20 anni fa, quando ancora non si trovavano materiali per il decoupage, ed è rimasta così. È in legno mordenzato faggio, vedete? Allora, vediamo come iniziare a recuperarla. Ecco, ditemi solo se riuscite a sentire bene. Mi sembra che tra poco ci siamo. Vedo che c'è qualcuno collegato e adesso inizierò, insomma. Non sono in grado di leggere i commenti perché ho il telefono sopra di me, per cui ecco, spero che vada tutto bene e se qualcuno vuole dirmi se si sente. Vediamo. Ok. Ciao Rado. Hello. Ok. Perfetto, iniziamo pure. Allora, dicevo, se abbiamo una vecchia cornice o uno specchio e vogliamo rinnovarlo, vediamo che passi dobbiamo fare per poterlo trasformare. Attraverso, io ho scelto diciamo, la tecnica shabby, cioè questo tipo di decorazione che dà un po' l'idea di una cornice dall'aspetto usurato. Vediamo come. Il primo intervento da fare è, dopo aver scelto lo stencil, lavorare appunto con la mascherina e un prodotto. Io scelgo il gesso perché è un impasto molto denso, bianco e facilmente spatolabile. Dato che verrà tutto carteggiato, io potrò fare proprio una vera e propria usura della superficie proprio perché ho utilizzato il gesso che è poroso e carteggiabile. Di conseguenza, appoggio la mascherina e utilizzo una spatola a cazzuola per riuscire a ottenere l'effetto. Io mi sono già portata avanti. Vi faccio vedere un particolare sul cartone, così perché ho fatto già degli step per riuscire ad essere un pochino più precisa, perché volevo aggiustare un po' i tempi morti, soprattutto quelli dell'asciugatura. Voi vedete realizzato lo stencil. Vediamo come si fa. Appoggio la mascherina, vedete che è uno stencil tridimensionale, cioè abbastanza spesso. Facciamo questo qua piccolino. Prendo un pochino di pasta dal sotto della spatola e scusate, e procedo, tenendolo ben fermo con le dita, procedo alla spatolatura. Mi appoggio inclinato a 15 gradi e leggermente stendo, vedete, la spatola. Non faccio grandi applicazioni, faccio al massimo un passaggio, due, e vado a stendere la pasta. Ripasso se voglio chiudere il disegno, ma in alcuni casi vedete qua io lascio anche delle parti diciamo imperfette proprio perché devo dare l'idea comunque di un disegno che emerge dal fondo e quindi è un po' impreciso, usurato, per cui se dovesse sbavare non mi preoccupo in questo caso proprio perché fa parte diciamo dell'effetto che io voglio ottenere. Qui ho il lembo sollevato, quindi procedo al contrario, cercando sempre di stare molto molto attenta. Quindi appoggio, schiaccio e passo, vedete, parallela al piano di lavoro. Sollevo immediatamente la mascherina, sbavato in alcuni punti, e ottengo questo risultato. Con questo tipo di applicazione avrò circa 1 mm di rilievo, non è uno stencil di quelli particolarmente alti perché ho scelto di fare una cosa delicata. La mascherina deve essere immediatamente pulita con una pezzetta, io uso quelle umidificate che di solito si utilizzano per i bambini, e procedo immediatamente alla pulitura dello stencil. Detto questo, si fa asciugare col phon
il gesso, bastano 2 o 3 minuti di fonatura. Allora, come procediamo? Io prima di arrivare a questa colorazione grigiastra che voi già vedete nel risultato finale, ho creato dei livelli di colorazione intermedi che voi vedete già pronti qui. Vi faccio vedere questi. Quindi togliamo il gesso ed ecco che compaiono che cosa? Due strumenti, due colori veramente molto interessanti che sono gli Aquacolor, ciliegio e grafite. Il ciliegio è stato scelto proprio perché il colore di partenza della cornice è abbastanza rossastro, fosse stato un colore grezzo, cioè un legno naturale, avrei potuto avere più un'ampia scelta tra gli azzurri, i verdi, i rosa, insomma, in base poi al mio gusto. Come funziona l'Aquacolor? Allora, questo prodotto è molto bello, è un mordente e patina nello stesso tempo, dipende dalle superfici dove lo applichiamo. In questo caso lo lavoro qui così vi faccio vedere come si stende. In questo caso, vedete, io lo applico. Questa è una base di cartone, è solo per farvi vedere un po' l'effetto. Quindi lo applico sulla superficie grezza e vado a tingere sia il legno che ho precedentemente carteggiato e sia il gesso. Vedete che a seconda della superficie sul quale io applico il mio prodotto, ottengo risultati diversi. Cioè, nelle superfici porose l'Aquacolor va in profondità e quindi funziona da mordente. In questo caso è quasi sul gesso, è quasi una patina. Quindi è molto interessante il suo utilizzo. Ricordatevi che dopo diciamo, quando lo applico, vedete, ha una certa colorazione. In realtà, quando si asciuga, scende di 3 nuance, quindi si abbassa notevolmente l'effetto proprio del colore. Per questo motivo, lo vedete qua, io ho lavorato con 3 livelli, ovvero 3 mani di ciliegio fatto asciugare e 2 mani di grafite. Questo perché quando io le basi con delle colorazioni calde, tendo a spegnerle col grafite, al contrario, quando ho delle superfici invece fredde, ovvero dei grigi, dei neri di partenza, vado ad ammorbidirli invece con l'Aquacolor cuoio, quindi potete scegliere in base ai vostri gusti. Spesso io devo lavorare su delle cornici e portarle ai grigi, agli azzurri, perché sono i colori che più mi vengono richiesti. E quindi arriviamo a questo punto, ripeto, carteggiatura, stencil, asciugatura, 3 mani, 2 o 3 mani di Aquacolor ciliegio, asciugatura, 2 mani di grafite, sempre Aquacolor, e faccio asciugare. Ottengo questa superficie colorata in questo modo. Vediamo cosa si può fare. Il primo passaggio è col nastro carta andare a separare i punti inclinati dell'asta. Vedete, c'è quest'asta della cornice è stata graffettata con un taglio a 15 a 45 e quindi io vado a otturare, ecco, questi 2 pezzi perché altrimenti le mie pennellate, che adesso vi farò vedere, risulteranno insomma non tanto belle, diciamo, rispetto all'effetto che devo ottenere. Allora, che strumento ci serve per realizzare questo tipo di sciabbi a secco? Il caro standardino. Ce ne sono di vari tipi, c'è un modello un po', una misura un po' più grande e una misura un po' più piccola. Io scelgo questo che è quella grande. Cosa mi serve? Il bianco della linea Un Déco, ovvero un prodotto molto consistente, un bianco molto coprente, che vedete qua, abbastanza gessoso e che mi aiuta però ad ottenere questo tipo di graffiatura, proprio perché lo standarino è un pennello a setola naturale, ma rigido e quindi facilmente io riesco, facendolo scorrere, ad ottenere delle
rigature, diciamo, secondo la venatura del legno. Scarico il prodotto e quindi me ne ritrovo soltanto un pochino nella parte di punta e procedo come in senso verticale, ma parto anche un po' per, insomma, così testare la quantità, vedete, di bianco che io ho preso, e vado a lavorare verticalmente, come dico sempre nei corsi, come andare in piscina, andata e ritorno, andata e ritorno. Qua va a fagiolo perché l'asta è piccola, quindi non faccio molta fatica, ma credetemi, su una, quando si lavora un intero mobile, questo andata e ritorno dopo un po' porta un certo dolore nel braccio, quindi di conseguenza, anzi lo alzo, di conseguenza procedo a fare il secondo, ecco, la seconda parte verticale, quindi ta 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 ta, non è così e così, ma è un braccio abbastanza rigido per ottenere una rigatura abbastanza omogenea. Quando vi stancate e avete preso la mano naturalmente nella tecnica, potete semplicemente lavorare come se al posto del pennello, insomma, aveste un pennarello, un gessetto, e quindi potete fare avanti e indietro senza aver paura, timore di lasciare i tagli. Quindi prendete la mano su questa tecnica perché è veramente molto molto semplice. L'hanno fatta tutti, tutti ci riescono, quindi credetemi. Detto questo, rimuovo, vedete, il nastro carta, lo applico, anche se fresco non è un problema perché non c'è molta colla su questo nastro carta, quindi applico sulla linea della diagonale. E così posso realizzare anche il secondo passaggio, ovvero le aste orizzontali. Ricordatevi di scaricare sempre molto il pennello e procedo di nuovo andando tranquillamente sopra il nastro carta, così mi tiene, così mi scarica il primo, la prima applicazione, eccolo qua, si è già staccato, la prima applicazione di... Si è staccato perché sotto è fresco, ma volendo ottimizzare i tempi nella live, ecco che ho optato per delle soluzioni e come spesso accade anche in dimostrazione, si fa finta di asciugare, ma si lavora quasi sempre sulle superfici fresche. Quindi andiamo a lavorare anche questo punto. Io vi consiglio di lavorare a due strati, ovvero realizzare questo, farlo asciugare e applicare una seconda mano di bianco. Qua entra il vostro gusto, le vostre necessità. Se volete un effetto un po' più scabro, un po' più così scorticato, fate una sola mano di bianco. Se invece lo volete un pochino più tendente al bianco, applicate una seconda mano. Nell'esempio che vi ho preparato, io ho lavorato a due mani di bianco, ovvero ho realizzato questa, l'ho fatta asciugare e l'ho ripresa in un secondo tempo. Adesso l'asciughiamo col phon e così controllo intanto se sono riuscita a farvi vedere. Ecco. Vedo che Simonetta, arciere bianco, mi ha chiesto che pasta ho utilizzato. Vi faccio rivedere gesso e stencil 3D. Poi per la colorazione ho utilizzato il acqua color, ciliegio e grafite. E ora ho applicato il bianco della linea On Deco, che molti conoscono perché sanno che io lo metto ovunque. Ora
In questo caso, a questo punto, che diciamo è un livello al quale tutti possiamo arrivare al di là del fondo, dico, da questo momento in poi entra il nostro gusto, le nostre esigenze. Io tendo un po' al grigio ultimamente e allora cosa ho fatto? Ho ripreso l'acqua color grafite e l'ho applicato nuovamente sul bianco asciutto, mi raccomando, non con questi 2 secondi di asciugatura, perché in realtà non è asciutto, ma lo applicate, vedete, verticalmente proprio sulla prima asta, seguendo la vena. Qua sta facendo già, si sta già, diciamo, lavora questo prodotto non più come un mordente, perché non ho la vena in legno vivo scartavetrato che quindi assorbe tutto, ma rimane giustamente come la sua natura, quei 20 secondi, 30 secondi vivo, per cui se ritenete di aver sbagliato potete comunque riprenderlo e toglierlo con uno straccio. Quindi non vi preoccupate, perché gli acqua color sono facilissimi da utilizzare. Vedete, il piano risulta abbastanza omogeneo, per cui in questo caso bisogna semplicemente asciugarlo e attendere. In questo caso, dopo l'asciugatura, andrò a fare una prima carteggiatura, così vi posso anche spiegare, far vedere come funziona la carta vetrata, cioè quale grammatura dobbiamo andare ad utilizzare. Spero che stia andando bene il video, perché ecco. Alla fine è come se fosse una dimostrazione, quindi la mia idea è farvi vedere nel tempo con le live anche un'analisi dei prodotti che abbiamo a catalogo e che vengono utilizzati e come poterli utilizzare, quindi vedremo insieme di volta in volta i prodotti. Vedete che ha bisogno proprio ancora di un pochino. Scusate che faccio una forzatura. Ripeto, non si asciuga in questo tempo veramente ridotto, ci vuole molto più tempo, quindi non vi preoccupate, io forzo un attimino la tempistica, per cui procedo anche manualmente, anche se non è proprio corretto, ma lo faccio lo stesso, perché altrimenti non riesco a parlarvi della carta vetrata. Allora, la carta vetrata, vediamo. Abbiamo 2 tipi di carta vetrata, quella rossa da falegname, in particolare questa è una 180, serve per carteggiare le superfici prima di iniziare a lavorare, le scartavetro bene e ottengo quindi la vena che si apre, risulta più porosa, tolgo le vernici precedenti e la rendo più opaca e quindi pronta per l'utilizzo. Ma in questo caso, dato che devo fare una carteggiatura lieve, delicata, non posso andare con un numero, con una grana grossa, la 180, ma devo scegliere una carta vetrata leggera, infatti è nera questa, che è la 400. 400, 600, 1000, 800, 1000, 1200 sono le carte vetrate che hanno questa colorazione, almeno io utilizzo queste, che servono per fare, lo usano anche quelli che riparano i carrozzieri, e serve proprio per fare una levigatura. Ora, ripeto, non è ancora pronta la superficie, ma proviamo delicatamente e vediamo cosa salta fuori. Vado a carteggiare
quindi un piccolo pezzo contenuto da due dita, e carteggio anche questo in modo parallelo senza esagerare, e vado a rovinare, ad aprire lo stencil che ho realizzato in gesso. Quindi lo faccio venire un pochino più fuori e vado sempre seguendo le aste. Se voglio forzare la mano, vado a premere appena appena, cioè spingo un po' di più sulla fogliolina, sui particolari, per portarli un po' di più al bianco. Giro, ruoto la carta e procedo. Adesso io esagero un pochino, ci metto un po' di forza e ottengo, subito l'effetto. Se volete potete scartavetrare anche la base, in questo caso, dato che io ho fatto veramente pochi passaggi, verrà un pochino fuori ancora il colore ciliegio, non vi preoccupate. Anche in questo caso, se non dovesse piacervi, potete rimettere acqua color, bianco e ripetere l'operazione. È molto molto semplice proprio per questo, perché io, a seconda di quello che mi viene fuori, a seconda del gusto, io posso scegliere di riprendere la tecnica e portare fino a quando decido che mi va bene, che mi piace. Quindi vedete che rispetto all'esempio che vi ho mostrato prima, questa mi sembra che stia tirando un pochino più a rosa. La pulisco. L'ideale è pulire, togliere la polvere con un pennello asciutto. Ecco, pulisco un attimo la base. Così almeno rimane, perché la polvere è incredibile. Allora, vedete che questo è leggermente più grigio, e solo perché ho ripassato più bianco e ho rimesso il grafite dell'acqua color. Quindi non vi preoccupate, è una questione proprio di passaggi. Possiamo fare anche 3, 4, 5 passaggi. Spesso con le signore dei corsi, insomma, lavoriamo queste scatole, cornici di legno, e ci fermiamo quando si decide che va bene. Ecco, quindi c'è molta molta libertà. Allora, io che cosa ho scelto? Ho scelto di introdurre una lavorazione con la cera in oro metallico, però vi volevo far vedere anche la cera, una cera rosa. E vi prendo, che è questa. Ce ne sono di diversi tipi, perché vedo che adesso tira rosa, per cui magari l'effetto oro non è detto che possa stare bene. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere un pennello a setola sempre naturale, rigido, a punta tonda, è uno sfumino, e vado a prendere. Questa cera è nuova, è un prodotto nuovo, cera antica metallic pink. È rosa, coprente, come tutte le cere, e vado a creare degli effetti di lumeggiatura, quindi elimino l'oro perché non mi interessa più, e vado a creare degli effetti di lumeggiatura, che adesso magari vi mostro. Non so se si vedono bene da vicino. Però degli effetti di lumeggiatura lungo tutte le foglioline. Se non avete questo pennello e ne avete uno grande, non vi preoccupate, fate così. Avete sicuramente pulito lo stencil, lo riposizionate. E ciao, bisogna sempre trovare poi il... bisogna riposizionarlo. Io adesso non lo utilizzo perché ho paura di sporcare, perché
perché non ho potuto pulire bene il mio stencil, però vedete, lo appoggiate, vi faccio vedere solo una finta, appoggio la mascherina e vado dentro a creare, a lumeggiare tutte le parti. Io di solito ne faccio solo una parziale, lumeggiare tutte le parti che vi interessano delle foglioline e dei rametti. Risulta sicuramente molto più semplice. Vediamo se riusciamo a non sporcare, utilizzo questo. Però aspettate che bisogna trovare i punti. Ecco, riposiziono, prendo un pochino di prodotto, tanto così, e vado a grattare su questa, ecco. Questa cera va benissimo su qualsiasi tipo di supporto, sia sul legno trattato già con gli acrilici. Un pochino, per esempio nei mix media, quando faccio dei lavori dove ho messo tanti prodotti, paste, vado a lumeggiare direttamente con questa e qualche volta anche le carte da scrapbooking, che sono delle carte con una buona insomma, grammatura. E riesco comunque a lavorare i bordi per creare degli effetti che magari dei richiami alle tonalità presenti nel decoro. Ecco, per cui io la trovo veramente versatile. Le cere sono coprenti, le patine sono velate. Quindi un po' pensate ai rossetti e ai gloss. Ecco, vedete che l'effetto c'è, vado a spingere un pochino di cera anche lungo i bordi, la posso tirare col dito, col pennello, come voi desiderate. Se state pensando ad eventuali errori, non vi preoccupate perché il suo solvente, ovvero il prodotto che mi aiuta alla rimozione nel rimuovere la cera, è la cera neutra, bianca, o il solvente che abbiamo a catalogo nel reparto cere. È un solvente però quindi liquido che bisogna stare attenti ad applicare magari con un cotton fioc perché fonde. La cera invece, essendo solida, la posso applicare con un pannetto e quindi secondo me può risultare un po' più semplice nell'utilizzo e nell'effetto, ecco, di correzione. Quindi, detto questo, finisco i miei bordini. Avevo fatto la prova con invece l'oro perché il mio era diventato un po' più grigio, così magari posso avere due cornici gemelle e vi faccio vedere l'utilizzo degli sparkle, questi frammenti che sono molto luminosi e si possono applicare semplicemente con l'extra gloss. Voglio illuminare, sono quasi alla fine, voglio illuminare le bacche di questo decoro. Scusate che io sto finendo la mia, eccola qua. Metto un pochino di vernice, è una vernice molto lucida, tridimensionale che si applica mediante l'erogatore, quindi è facilissima perché non, insomma, non sborda. Vedete, è molto solida, per cui non ho nessun problema. La posso utilizzare per colorare i fiori in pasta scultura, per dare un po' di luce, effetto resina ad alcuni particolari della mia decorazione o, come piace a me, negli stencil. Ecco che con mani più sottili, ecco, io ho i polpastrelli un po' giganti, però riuscite a colare questi frammenti. Se escono fuori, non vi preoccupate perché dopo, quando il tutto sarà asciutto, cadranno sulla superficie e ovviamente andrò a raccoglierli. Quindi lasciamo, depositiamo bene i frammenti, lasciamo che vengano inglobati dalla vernice per dare un effetto appena appena luminoso, forse oserei dire un po' chic, mettiamo così, alla mia cornice. Faccio la finta, cioè facciamo conto di aver già asciugato la vernice, tutto. Ecco qua, ho solo dei punti luminosi che vi faccio vedere, vediamo se si notano. Ecco, qui sono associati all'oro, mentre in questo caso al rosa. Io ho terminato,
Spero di essere stata chiara e vi saluto per la prossima diretta. Ciao a tutti e grazie.